prendete uno di questi fantastici, sì. Poi l'aprite e vedete cosa c'è scritto, se vedete uno a caso, diversi. Fai girare tu, grazie. Lo scritto di Marco descrive molto bene questa situazione. C'è Gesù che però dorme, è riposato su questa tempesta, su questa barca. E loro sono spaventati e gli dicono: ma Gesù, tu che puoi fare tutto, perché non fai calmare il mare, non fai calmare la tempesta? E sono tutti preoccupati perché loro sono in mezzo alla tempesta. Ma lui, talmente tranquillo e sereno, perché sa che questa tempesta passerà. Vi aiuto questa immagine. Voi potete guardare su internet, puoi fare le vostre ricerche, Gesù che passa la tempesta. E qua mi arriva in mente una frase che dice Gesù, perché noi ci troviamo sempre nel porgi l'altra guancia, no? In realtà la vedo in un altro modo, questa direzione. La prima frase che lui dice è: non opporti al male, porgi l'altra guancia. Quindi perché guardare sempre quella situazione? Se c'è un disagio, se c'è una difficoltà, che non è una nostra responsabilità, non lo porti al male, cioè osservalo, guardalo, vivilo, ma porgi l'altra guancia. E non vuol dire che devo prendere lo schiaffo dall'altra parte. Vado in un'altra direzione. Vado in un'altra direzione. Perché se vado sempre in quella direzione, dove tutti sono preoccupati, dove tutti si sentono in pericolo, come vivo quella difficoltà? Ritorna? Diede aiuto questa immagine. Pamela, certo. Ti vedo pensierosa. No, stavo ascoltando. Ti piace come interpretazione? Sì, ovviamente, sì. Perché la prospettiva è una cosa importante, dipende da dove vogliamo guardare le cose e soprattutto ascoltare il messaggio che arriva, non semplicemente con la mente, ma con 360 gradi, con noi stessi e con il cuore, con l'emozione. E quindi da lì possono arrivare altre risposte. Se invece utilizziamo sempre solo la mente, e vuol dire andare a guardare verso un'unica direzione, è limitativo. Quindi è sempre importante guardare. Infatti, non temere ciò che non conosci, perché è proprio dove non conosci quella dinamica è lì che poi possiamo crescere, perché imparo tutte le stesse, cioè le cose che viviamo, ma anche le cose basilari. Non conosco un programma sul PC, non conosco Word, non conosco un documento Excel, ci impaurisce le prime volte, no? Cose banali, però ci impauriscono. Bellissimo, è stato emozionante, mi ha aperto ancora di più, bellissimo. Quindi oggi chi sta vivendo la tua realtà? Prova a immaginare che dentro di te c'è qualcun altro. Sei sempre tu che vivi quella realtà o qualcun altro? La giornata è andata benissimo, molto meglio delle mie aspettative, e porto con me un bagaglio prezioso che sicuramente mi aiuterà nella vita. Grazie di tutto. L'altra, sono due cose, no? Perché noi, l'altra cosa che lavoreremo molto oggi sul discorso delle immagini è: noi siamo bravi a proiettare delle immagini, quindi viviamo e vediamo delle diapositive, o comunque delle immagini, no? Dei film. In realtà siamo sempre noi che proiettiamo quell'immagine, quindi pensa al contrario, tu sei il proiettore. Se stai proiettando quell'immagine e continui a proiettarle, devi cambiare l'immagine o devi cambiare il proiettore? Perché molte volte tante dinamiche ti dicono: cambia l'immagine, cambia il film. In questo caso, dove c'è una situazione di disagio, di paura, di stress, di mancanza di controllo, non è la diapositiva da cambiare, ma il proiettore. Ok? Vi aiuta questo? Iniziamo, anche se è un processo, so che non è facile, ma almeno portiamo consapevolezza. Dove c'è consapevolezza, riusciamo almeno a portare una riflessione diversa in quel momento. I miei occhi lo dicono, no? Molto bene, molto bene. E oltre ogni aspettativa, e mi porto a casa un bagaglio enorme. Tutto qua.
Poi nel corso Il viaggio interiore, che è un corso che tengo sulla meditazione, parlo molto di veleni mentali. In questo caso il veleno mentale della paura è un veleno che va in circolo. Come? Attraverso l'immagine, le parole, le sensazioni. Però se sappiamo che esiste un veleno, esiste anche l'antidoto. Quindi l'antitesi del veleno che cos'è? Come diceva Pamela prima, l'amore. Come dicevo prima Pamela, entriamo di più in questo momento nel nostro cuore. Sempre di più nel nostro cuore. Perché se stiamo sempre qua, è un bel casino. Siamo in trappola. Siamo nella parte mentale dove, sai, vado di qui, vado di là, vado di su, non sento il mio cuore. Benissimo, sono carica a molla. Tutto perfetto. Quindi i buddhisti insegnano nella loro filosofia, prima ancora di meditare, di ascoltare il corpo. Perché se lavoriamo solo sulla mente e sulle sensazioni e non ascoltiamo prima il corpo, o non lavoriamo sulla reazione del corpo, è difficile che possiamo creare un cambiamento. Quindi intanto partiamo non tanto dalla mente, ma dalla gola in giù, fino ad arrivare all'ombelico, e ascoltare le sensazioni che arrivano dalla gola, dall'ombelico, dallo stomaco. E se c'è una sensazione, mi fermo. Sento una sensazione di disagio. Ti fermi, ti ricentri, e oggi faremo degli esercizi proprio sulla centratura, e ci aiuta a proprio ritornare nel momento presente, perché è solo nel momento presente che possiamo iniziare a fare il piccolo passo verso la fase successiva. E poi vedi che hai fatto la fase successiva, faccio un altro piccolo passo. Il commento della giornata?